adesso a volte sono connessi dei servizi accessori come la protezione. In questo caso però rientriamo più nel campo del cosiddetto pizzo, che a sua volta non va confuso col termine pizzino. No, sono due fenomeni assolutamente diversi. Dunque, il pizzino, la cui diffusione mediatica si deve all'opera di Bernardo Provenzano, detto Binnu Chatturi, è un mezzo di comunicazione cartaceo, sintetico ed efficace. Sa dirmi allora cosa si intende con l'espressione lupara bianca? Sì. È una locuzione di origine giornalistica volta ad indicare la particolare abilità nell'occultare le tracce di un cadavere. Un sistema particolarmente ingegnoso consiste nell'immergere il suddetto cadavere all'interno del pilastro di un edificio in costruzione che verrà poi ricoperto da una colata di calcestruzzo. Altri sistemi sono... Va bene, basta così. Grazie. Credo che ci possiamo accontentare, no? La aspetto domani per la prova pratica. In bocca al lupo. Credi. Grazie, scusi. Grazie. Passiamo al prossimo. Scalia Salvatore. È presente? Sì, sono qua, professore. Bene, venga pure. Buongiorno. Scusi. Bene, bene. Vedo che anche per lei domani ci sarà la prova pratica. Chissà, magari vi incontrerete. Ma forse sarebbe più esatto dire vi scontrerete. Vuole iniziare lei, collega? Mi parli del racket? Sì. Sì. Dunque, il racket... Allora, com'è andata? Bene. Però? Domani c'è la prova pratica. Figurati. Figurati. Dai. Bene, bene. Un po' di tensione. Chi lo dici? Va bene, io scendo sotto, eh? Ok. Ciao. Oh! Tutto a posto? Niente, mi è caduto solo il casco, grazie. Ah. Prego, si accomodi. Grazie. Il libretto. Sì. Verbalone. Nel libretto. Ecco. Può andare. Arrivederci. Dimentichi il libretto. Ah, sì, scusi, sa, sono un po' emozionato. Arrivederci, grazie. Arrivederci.
sedete pure. Potete aprire le buste. Estraete la pistola e numero 5 proiettili. Caricate completamente il tamburo. Raggiungete lo scooter. Indossate il casco e mettete in moto. Uscite in strada e prelevate il vostro assistente. Eseguite la prova. La pistola va caricata completamente. Ha letto il regolamento, no? Scusi, io credevo che... Cosa? Che fosse tutto un gioco? Controlli meglio piuttosto. Va bene, va bene. Da qualche parte dovrà pure essere finito. Silenzio, per favore. Dicevo, dichiaro Carlo Sasso laureato con lode. Adesso potete applaudire. Complimenti. E complimenti anche a voi, che al di là dell'obiettivo della telecamera, comodamente seduti sulle vostre poltrone in un cinema, una piazza, un'arena, avete avuto la fortuna di assistere a questo divertente filmato promozionale prodotto da Mafia S.P.A. Dopo i successi ottenuti in campo politico ed economico, Mafia S.P.A. si apre adesso anche al mondo della cultura. Quello che vi proponiamo è un nuovo corso universitario atto a formare gli uomini d'onore del futuro, giovani preparati, intraprendenti ed ambiziosi. Le iscrizioni sono a numero chiuso e i test d'ingresso già in atto. E adesso, guardate sotto la vostra poltrona. Troverete una busta. Apritela. Caricate le pistole e sparate al vostro vicino. Buona fortuna.